Professor Cannella, buonasera. Allora, la intrattengo un attimino per il nostro telegiornale, le chiedo quali sono le sue sensazioni dopo aver ricevuto questo premio. Bene, grande emozione, naturalmente. Io ero già venuto qui a Cerignola nel 1996 a parlare sull'argomento lo Zingarelli vocabolario dopo Nicola Zingarelli. E poi sono venuto alcuni anni fa al liceo Zingarelli per parlare dello Zingarelli a una classe di studenti, o alcune classi riunite, con grande contentezza, insomma, perché comunque mi trovo nella patria di Nicola. Ecco. Come ha trovato essere qui in questa cornice meravigliosa? Beh, è una grande soddisfazione, una gioia, anche perché ho l'impressione che il Teatro Mercadante stia diventando un punto di riferimento culturale importante nella città, e questo credo che a Cerignola serva, insomma, ecco. Nota per le sue olive, per l'olio, un tempo per il vino, certo, e così via, ma culturalmente oggi è un'attrazione, insomma. Ecco. Ha dei progetti futuri, professore? No, nel senso che alla mia età, sai, sono lieto di andare avanti, insomma, molto volentieri, di continuare a lavorare per lo Zingarelli, certamente. Sì. Stiamo lavorando per lo Zingarelli 2024, quindi l'inserimento delle nuove parole e anche per lavorare nel corpo del vocabolario per migliorarlo costantemente.